Salve a tutti. Sono stato contattato da Andrea, che mi ha raccontato di un'esperienza molto particolare accaduta a suo padre. Questa è la sua storia. Mio padre ha una caratteristica che lo contraddistingue, una ciocca bianca di capelli, e la ricordo da quando ho memoria. Facevo le medie all'epoca, e un giorno, tornando a casa da scuola, trovai mio padre e il suo migliore amico d'infanzia. Erano a tavola che chiacchieravano, accadeva spesso. Quel giorno mio padre tirò fuori il fazzoletto per soffiarsi il naso e gli cadde a terra un sacchetto, che si affrettò a rimettere in tasca, ma io lo vidi e gli chiesi spiegazioni. Il suo amico sbiancò. Poi, con uno sguardo d'intesa tra i due, decisero che fosse ora di raccontarmi tutto. Quando mio padre e il suo amico avevano 5 anni, vivevano in un paesino di Predappio, in una casa che tutti chiamavano il Castello di San Savino. Era una casa colonica molto grande, situata in cima a una collina. Appena si arrivava nel paesino, si notava subito. Ci vivevano 4 famiglie oltre a mio padre e ai miei nonni, e c'era una vecchietta che viveva sola. Mio padre e il suo amico la temevano per via del suo sguardo cupo e terrificante. La chiamavano la Strolga, che in romagnolo è una via di mezzo tra una strega e un'astrologa. Aveva il potere di leggere le persone e prevedeva di anno in anno come sarebbero andati i raccolti. Ma la sua particolarità più inquietante era un'altra. Se veniva invitata da qualcuno per qualsiasi motivo, come leggere il futuro o semplicemente per fare 2 chiacchiere, andava tutto bene. Ma se per caso era lei ad andare in casa di qualcuno senza invito, succedevano sempre fatti inspiegabili, come la malattia dei componenti della famiglia o la morte di pollame e bestiame. Arrivò infine il giorno della sua morte e quel giorno non venne dimenticato. A quei tempi si moriva spesso in casa e in quella occasione erano tutti intorno al letto di morte, tranne mio padre e il suo amico, che stavano in disparte. Il pensiero della Strolga era uno solo, un chiodo fisso che continuava a ripetere. A chi ha loda la sé, a chi ha loda la sé. In dialetto romagnolo voleva dire a chi lo devo lasciare. Si riferiva al suo dono o la sua dannazione. Una signora le diede una scopa di saggina da stringere in mano e di lì a pochi secondi morì. Una volta morta, fece cadere la scopa che, come dotata di vita propria, sbatacchiò a terra e sparì davanti agli occhi dei presenti, infilandosi su per il camino, con un forte odore di zolfo che rimase in quella stanza per giorni. Era il 1949 e mio padre lo ricorda come se fosse oggi. Il giorno dopo si svegliò con quella ciocca bianca che ancora oggi testimonia quel giorno inquietante. Quel sacchetto che aveva in tasca conteneva aglio e del sale, e anche il suo amico ne aveva uno uguale. In presenza di streghe, mescolare aglio e sale e gettarlo contro di esse ne avrebbe temporaneamente inibito i poteri. Giusto il tempo di scappare.